Eccoci qua ragazzi, buongiorno, bentornati ancora oggi qui con Filippo Rispoli su In Forma Senza Fitness. Cos'è In Forma Senza Fitness? È il nostro canale che ci permette ogni giorno di farvi rimanere in forma tutto l'anno senza mai mettere il fitness al centro della vita. Oggi siamo qui con un esponente veramente importante del mio gruppo, sono già mesi che è con noi nella sfera, ha avuto ottimi risultati, ma voglio che sia lui a dire Giuseppe un po' come si sta trovando, qual è il suo percorso con noi, perché ha deciso di farsi seguire in maniera online e soprattutto perché ha scelto proprio il percorso sfera di Filippo Rispoli. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. Dici allora, un po' tutto, insomma, parlaci un po' di te, video è tuo. Ho iniziato questo percorso a settembre dell'anno scorso, dove la mia in forma fisica non era un granché, diciamo che avevo messo su qualche chilo di troppo, non eccessivo, ma abbastanza per non vedermi al meglio come volevo vedermi. Ho iniziato subito questo percorso qua con una persona competente come Filippo, mi ha inquadrato subito i punti deboli in cui andavo praticamente a non eseguire correttamente sia alimentazione che allenamento, e abbiamo impostato subito una scheda che era personalizzata per il mio percorso. La cosa molto gradevole è che, nonostante le tue competenze che hai, mette a disposizione i tutor che ti seguono H24 nel percorso, e quindi qualsiasi domanda, qualsiasi ora, cioè viene risposto immediatamente. Diciamo che questa cosa è... noi siamo gli unici a farlo. Come ti sembra? Cioè, tu avevi già avuto altri tipi di esperienze? Qual è un po' il tuo approccio col coaching online? È nato con Filippo Rispoli oppure no? No, avevo avuto già un'esperienza di cui dopo alcuni mesi che ne facevo parte chiedevo supporto, ma il supporto era inesistente, perché non avendo magari tempo a disposizione di seguire tutti quanti una persona singola, non avendo a disposizione i tutor, risultava inesistente. Questa cosa poi in automatico è andata a svanire. E diciamo che cos'è la cosa che più ti ha lasciato colpito del mio percorso? Guarda, la cosa più che mi ha lasciato colpito è la competenza che comunque c'è nei tuoi confronti riguardo a ogni singola persona, cioè ogni singolo allenamento, ogni singola dieta è studiata appositamente, però non sono schede che buttano fuori come fanno molti, tutte uguali per tutte le persone. Ogni singola persona è studiata apposta. E come fai ad avere questa certezza che ogni allenamento, ogni rieducazione alimentare non sia un copia e incolla, onestamente? Guarda, ne parlano anche i risultati, soprattutto la carta è quello che conta. I risultati, sia le recensioni, sia i libri, le varie recensioni che sono state fatte comunque scritte da persone nostre. Ci sono i libri che parlano e la carta canta sempre. Ma diciamo che tu, adesso non so se, perché tanti mi dicono che avete giustamente dei gruppi WhatsApp vostri e parlate tra di voi senza passare da me. Nel gruppo ognuno può parlare, no, insieme. E, cioè, ognuno potrebbe, e io invito a farlo sempre, confrontare la propria alimentazione con il proprio allenamento. È una cosa, questa secondo me è ottima, perché fa vedere che intanto non sei da solo a fare il percorso, e in secondo luogo la mia alimentazione, il mio allenamento deve essere completamente diverso da quello di un'altra persona. Il fatto, secondo te, che tutti gli altri preparatori non permettano questa cosa, come la valuti tu, anche raffronto all'altro tuo percorso? Ma io comunque penso che una persona che ti prepara una scheda dove si accorge che sbaglia nel mese che non hai avuto il risultato, dovrebbe correggerla. Okay. Facendo questo, la cosa, cioè, se tu ti accorgi di un errore che nell'alimentazione mi hai messo e vedi che non stanno avendo risultati, subito la settimana dopo mi cambi l'impostazione della scheda. Invece queste cose in altre parti non succede. Una volta che ti danno, boom, la scheda, l'alimentazione, segui quella per tutto il mese e finisce così. E come
avveniva un problema col tuo vecchio percorso, cioè se tu avevi un qualunque tipo di problema, tipo ad esempio ieri è successo una piccola incomprensione, io poi l'ho capito, tra una patata dolce e la patata normale in relazione al riso, sì, che in teoria, cioè, è una stupidaggine, no? Però anche su quella stupidaggine, no? Che poi, avendo poi così tanti pareri, alla fine erano troppe cose, no? Sì. Però in un altro percorso, anche una stupidaggine così, che voglio partire proprio dalle basi, come l'avresti affrontata? Ma sarei rimasto nel dubbio totalmente, perché non avendo la risposta esatta, di cui mi ha risposto un tutor, poi ho chiesto direttamente anche a te, mi hai dato la conferma. Cioè, due tutor, poi te sei stata la terza persona che mi ha confermato comunque la risposta esatta. Questo in altri gruppi, in altri percorsi non succede, perché giustamente non c'è a disposizione il supporto che metti tu H24 praticamente in tutto il percorso. E diciamo che le altre persone però dicono che hanno un supporto H24, cosa succede invece? Ma ce l'avevo anch'io in teoria il supporto anche H24 in altro percorso. Oramai ce l'hanno cani e porci, sembra che se non hai il supporto H24 muori. Ce l'avevo anch'io, però il problema è che cosa succede? Poi quando vai a rispondere, ce l'hai H24, ti risponde dopo 4 ore, dopo 3 ore che gli hai fatto la domanda, dove ormai il tempo è già passato per la risposta. E tu fai le domande ai nostri tutor o a me stesso anche di sabato o domenica? Tutto, io li stresso continuamente 7 su 7 e loro mi rispondono educatamente e tranquillamente tutti i giorni. Come è giusto che sia. E ti ha chiamato Martina, giusto? Sì. Come ti sei sentito nel sentire una voce di una ragazza che ti chiede solamente: Giuseppe, ci dai un voto e dove possiamo migliorare? Fine. Sì. Sì. Diciamo che c'è a disposizione questo custom service di cui si rappresenta, tra virgolette, l'azienda e mette a disposizione dei feedback dati dai clienti per migliorarsi continuamente nel tempo. Questa cosa, diciamo che, cioè, ti fa capire almeno che c'è un qualcuno che ti pensa e non sei un numero. Certo. Questa cosa è importante. Dovendo onestamente, adesso arriviamo un attimo anche al concreto, torniamo alle basi. Giuseppe, nello specchio, perché le tue foto, è ovvio che poi tu, come anche giustissimo che sia, più vai avanti, più il tuo obiettivo sale. Certo. Però Giuseppe, io mi ricordo quando è entrato, il suo obiettivo era: Filippo, voglio togliermi la pancia. Giusto. Cos'è successo in pochissime settimane? Ma diciamo che avendo la dieta equilibrata che mi hai fatto tu in poche settimane, nel giro di 3-4 settimane, i risultati notevoli si sono subito visti, nonché ci sono le foto che nel libro, se non sbaglio, si possono visualizzare nella sfera. Anche qua girano comunque durante il video, quindi siamo assolutamente pronti. Sono tutte foto a disposizione, non c'è nulla assolutamente di falso, perché i risultati si vedono. Io penso che una persona che ha i risultati concreti continua nel percorso e alla fine vede che il gruppo è concreto. Parliamoci chiaro. La soluzione per ogni persona c'è. Poi è normale, ci vuole un attimo di consapevolezza. Se tu segui correttamente la dieta, i risultati si vedono. Poi se una persona già parte col presupposto che non riesce a seguire un minimo di dieta, è inutile già partire. Questo diciamo che è vero, però è anche vero che se una persona non ha nessun tipo di supporto, Giuseppe, dopo certo, un po'... Certo, sei anche più motivato, no? Avendo il gruppo a disposizione, avendo i tutor, sei anche più motivato nel fare le cose. Anche se sbagli una cosa, ti correggono, gli mandi video, ti dicono l'esecuzione corretta, dove stai sbagliando, dove non hai un attrezzo a casa. Esempio adesso il periodo di quarantena, con due manubri, cioè sei allestita una scheda esattamente dove magari in palestra non fai, ma senti il doppio della fatica. E come era la tua vita prima di entrare nel percorso Sfera? Ma diciamo che seguivo, come tutti quanti, seguivo una scheda, sì, seguivo magari la scheda, esercizi presi da internet, ero autonomo, però senza risultati, perché giustamente se non è una persona guidata
e laureata, che ha competenze, che ti segue in ogni singola cosa, non puoi avere risultati, non c'è niente da fare. E invece adesso, cioè nel senso, come ti senti quando ti alzi la mattina? Perché come fai a essere, cioè tu sei uno youtuber, Giuseppe? Non ho capito, scusami. Sei uno youtuber, fai video su YouTube, fai queste cose? No. E cosa ti dà la sicurezza di essere felice nel fare un'intervista con me? Nel senso, sì, ok, arriverò al risultato. Cioè, cosa ti dà questa sicurezza? Guarda, sicurezza mi dà che alla fine non c'è nulla da nascondere. Io mi alzo la mattina e sto arrivando al fisico che volevo arrivare, dal punto di partenza che ci siamo prefissati a settembre dell'anno scorso. Quindi ogni giorno è una motivazione in più per migliorare. Ogni miglioramento lo vedo giorno dopo giorno e quindi mi alzo sempre con la consapevolezza di fare sempre di più. E diciamo, cosa vorresti dire a tutte quelle persone che guardano il mio percorso e dicono che alla fine sì, sono ignorante, sono solamente interviste rubate, interviste comprate, interviste di clienti falsi, interviste che non servono? Cosa gli vorresti dire? Guarda, io direi soltanto prima di parlare, perché molta gente è invidiosa giustamente per il successo che una persona abbia avuto magari a partire da questo percorso qua, ci sono vari step che una persona comunque man mano che va e man mano che le recensioni aumentano, i clienti aumentano, ha sempre più successo e quindi l'invidia dalla parte delle altre persone aumenta. Io comunque direi di prima di parlare, insultare, fare gli sghignazzi, ridere, di provare a entrare, provare il percorso gratuitamente, come tu anche oltre che nella recensione che hai mandato il libro a casa, hai mandato un supporto con una busta per invitare gratuitamente a un mese di percorso per vedere il cambiamento, giusto? Correggimi se sbaglio. Diciamo che è un mese di percorso gratuito su qualunque tipo di abbonamento loro possano fare, ma a parte questo, la cosa interessante è che basta entrare su Fitness Illusion che ti arriva a casa questo gratis. Appunto. Cioè è assurdo, la gente entra in Fitness Illusion e ti arriva un libro gratis a casa. Non succede mai. Ma a parte, cioè, come i tuoi amici, no, che ti hanno visto così migliorato, così tranquillo, così sicuro, cosa ti dicono? Guarda, all'inizio sono titubanti nel capire questa cosa. Per loro è una cosa nuova, perché non esiste da nessuna parte un libro pieno di recensioni con tutti questi clienti qua. Sono l'unico. E quindi io consiglierei a tutti di entrare nel gruppo Facebook Fitness Illusion, di entrare nel gruppo e innanzitutto scambiare pareri sia discordanti che non con noi, che siamo più di 3.000 persone dentro. E poi iniziare a chiamare il numero verde, a provare a iniziare a intraprendere questo percorso qua, che sicuramente non se ne pentiranno. E a te è arrivato già il libro a casa, già me l'hai confermato, mi fa piacere. Ti è arrivata anche la richiesta da parte del tutor della foto? Hai visto un po' quello che stiamo facendo adesso? Sì, ho visto mezza cosa, ma ancora non... Sì. Ok, so, entro oggi ti arriverà tutto comunque. Ok. So, in quarantena. Cioè, mentre tutti là fuori sono lì che si stanno cagando in mano dell'uscita e sono angosciati, perché i muscoli che hanno perso non li recupereranno e faranno un'estate del cavolo, a parte che se verranno seguiti, solamente in quel modo potranno riprenderli. Nella nostra quarantena, cosa è successo? Ma non ci siamo mai fermati. Diciamo che io soprattutto mi sono imposto a martellare subito di domande appena hanno chiuso le palestre per questa situazione e mi sono stato tranquillizzato giustamente con una nuova scheda cambiata subito dopo, allenamento da casa con semplicissimi due manubri o a corpo libero e i risultati si sentono. Si sentono perché... Non sei stato costretto ad acquisire home gym, bilancieri, no. Hai buttato tutto all'aria, hai visto la forma andare via, questo no. No, diciamo che io da quando sono state chiuse le palestre, che sono circa 2 mesi, ho mantenuto la mia condizione attuale, anzi se non l'ho migliorata, perché adesso stanno uscendo gli ultimi addominali che devono uscire e quindi si va a impedire.
La cosa interessante è questa, mi confermi che questo tuo bellissimo miglioramento che stiamo vedendo nel video lo abbiamo ottenuto senza calcolare le calorie? Confermo che è stata Senza proprio. usare fondamentali e percentuali di peso? Confermo. Senza fare uso del cronometro? Confermo anche quello. Senza avere fasi di massa o fasi di forza? Assolutamente. Che dire, come ti sentivi prima e come ti senti adesso? Ma diciamo che prima, non avendo questo percorso qua guidato, dando un voto da 1 a 10, prima mi sentivo una votazione di 3/4. Ok. Adesso siamo saliti a 9, 9 e mezzo e manca il 10 Bene, per bene, usare la bene. mia forma attuale. Bene, questa cosa mi fa veramente molto 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 piacere. E, guarda, Giuseppe, nel senso, come consideri anche il fatto del libro delle testimonianze, no? Come lo vedono i tuoi amici? È una cosa che ancora è troppo alta rispetto alla normalità? Perché secondo me, per esempio, essendo ancora l'unico ad averlo, è quasi come una sorta di vabbè, ma tanto c'è da solo lui. Cioè, sembra ancora quasi impossibile, no? Che un personal trainer, un dottore in questo settore, un esponente di fitness possa avere un libro di testimonianze. Tu come la vedi? Ma io penso che la cosa è talmente fresca che ancora le persone magari non ci credono, non ci possono credere fino a quando non leggono esattamente loro, con i loro occhi, non gli arriva a casa il libro e vedono realmente che le recensioni sono firmate da noi. Cioè, non penso che una persona metterebbe la sua firma su un libro che non ne fa parte lui. Sono tutte comprate, Giuseppe, sono tutte. Cioè, è veramente assurdo. Assurdo sì, assurdo sì. Che dire? Non posso dire. È ovvio che, sai, se io fossi un preparatore e vedessi che questa persona così ignorante, questa mandibola imperfetta, fa decine e decine di testimonianze video e butta fuori un libro, sì, forse roderebbe il culo anche a me, anche se io non sono invidioso per natura, ma cerco sempre di vincere. Chi invece è abituato a perdere, l'unica cosa che può fare è dire che sono ovviamente Certo. false. Giuseppe, cosa vuoi aggiungere? Nel senso, il video è tuo, di quello che vuoi. Ma io penso che se le persone hanno un minimo di dubbio su qualsiasi tipo di cosa, intraprendere il percorso, provare, non provare, io dico di entrare nel gruppo Fitness Illusion su Facebook e iniziare a interagire e vedere soprattutto con i loro occhi come funziona tutto quanto. E poi Assolutamente sì. in automatico una persona vede la realtà delle cose. Assolutamente sì. La cosa interessante è questa. Cos'è che reputi, diciamo, la caratteristica più importante del nostro percorso? Moltissimi mi dicono i tutor. Allora, soprattutto una parte principale sono i tutor, perché veramente essere seguiti H24 e a qualsiasi ora, soprattutto una volta gli ho scritto anche alle 2 di notte. Perché avevo un dubbio sull'alimentazione, a qualsiasi ora ti rispondono. Veramente è una cosa. Quindi mi puoi confermare che tu hai chiamato o messaggiato il tuo tutor alle 2 di notte? Sì, confermo. Avevo dubbi su una certa alimentazione e comunque sono stati risolti. E la cosa interessante è questa, in questo momento, no? Quanto tempo hai perso facendo il percorso di prima? Parecchio. Il percorso Quanti soldi hai buttato via? Quanto parecchio perché una persona. ti sei incazzato? Cioè, nel senso, tutto, no? Le emozioni, no? E quello che ti chiedo è, cosa, cioè, co come ti sei arrabbiato per questa cosa? Oppure, diciamo, come l'hai presa su te stesso? Qual è stato un po' il tuo giudizio? Ma guarda, io penso che comunque se non ti affidi a persone competenti, alla fine i risultati equivalgono a zero. Quindi una persona che sceglie un percorso deve esattamente valutare, soprattutto perché tu, ok, provi con una persona il quale non ha le competenze al massimo livello delle cose, risparmi quei
soldi che per te fanno comodo, ma dopodiché non vedi i risultati, devi spendere il doppio per avere i risultati stessi. Com'è vivere non avendo risultati? Bruttissimo, bruttissimo, perché butti via tempo, soldi e butti via comunque tutto il percorso del che pensi di partire da zero e arrivare a un punto e poi non arrivi. Assolutamente sì, assolutamente sì. E guarda, allora Giuseppe, io intanto ti ringrazio per aver fatto con me questa intervista, perché è anche importante che, cioè io non lo do per scontato, il fatto che una persona metta la propria faccia per andare su YouTube e essere comunque messo davanti a un giudizio di qualcuno, per me è molto importante ed è una cosa veramente veramente importante, non la do assolutamente per scontata. Quello che secondo me dobbiamo fare è questo, dobbiamo far capire alle persone una cosa, che intanto è assolutamente possibile migliorare con un coaching online, anzi secondo me è il modo migliore, in secondo luogo come può cambiare la loro vita e in terzo luogo che è assolutamente fattibile anche per loro, anche se hanno problemi di tempo eccetera eccetera e qualunque altra cosa loro facciano. I miei clienti non sono persone che hanno tutto il giorno con qualcuno sul divano, ma tutti lavorano, moltissimi, il 90% a famiglia, quindi è normale anche che sia così. Io Giuseppe ovviamente ti ringrazio, se tu, ripeto, vuoi aggiungere ancora qualunque altra cosa non c'è problema. Sono a posto, grazie a voi e ringrazio per il percorso che fino adesso ho intrapreso. Ok. La cosa interessante che io volevo dire alle persone è questa, che di chiedere tre cose. La prima, di chiedere ai vostri clienti perché il vostro super coach, il designio coach, non abbia dei video testimonianze in rete. In secondo luogo, perché non abbia un libro testimoniante, in quanto sono l'unico ad averlo. E in terzo luogo, perché non vi permetta di confrontarvi con gli altri clienti se sapete che ci sono altri clienti, perché magari fate da cavia e siete da soli, senza che dobbiate mai passare da lui, così da confrontare alimentazione e allenamento. Questa è una cosa veramente poco capita che però fa tutta la differenza del mondo. Io ringrazio Giuseppe, ringrazio tutti coloro che ci hanno visto e Grazie. ci vediamo alla prossima. Un abbraccio, ciao.